Prima giornata qui del Challenge di Como, sul campo del tennis Como. Siamo qui con Andrea Bavassori, che è un giovane tennista milanese, giusto? No, sono di Torino. Torinese, allora, ok, che è riuscito però a superare già un primissimo scoglio, cioè hai passato le qualificazioni, Andrea, e sei approdato nel tabellone principale. Sì. Beh, e già questo è un grande risultato, giusto? No, assolutamente, sono venuto qui, diciamo, cercando di giocare il meglio possibile, perché due o tre mesi che gioco sul veloce, sul cemento. E sono venuto qua da Piombino di corsa e ho giocato il primo turno contro un ragazzo molto promettente che è Arnaboldi. Esatto, che tra l'altro è comasco, è canturino, è una promessa vera. Ecco, lo hai battuto. Che impressione ti ha fatto questo giovane Arnaboldi? No, prima di tutto devo fargli i complimenti sia per l'atteggiamento che per il livello di gioco che ha espresso. Ha giocato una gran partita. Io sono stato, diciamo che ho fatto un po' fatica, perché comunque è stato un viaggio tosto di notte così, e anche abituarmi ai campi in terra all'inizio è stata dura. Però sono stato molto contento, perché sono riuscito a reagire molto bene al secondo set e a giocare un gran terzo set, quindi sono uscito dal campo soddisfatto poi alla fine. Poi alla fine sei riuscito a vincere anche il match successivo e quindi sei approdato, come dicevamo, al tabellone principale. Te lo aspettavi, Andrea, per un ragazzo giovane, diciamo, come te? Diciamo, aspettarmelo magari no, però ero molto soddisfatto dal primo turno, ho fatto anche un gran secondo turno. Sto cercando di verticalizzare il mio gioco, cioè di cercare soprattutto la rete, e questo, diciamo, che anche oggi ha dato molto fastidio al mio avversario. È un mio avversario, uno molto solido, che, diciamo, punta a fare punti da fondo campo, e questo, anche fare il serve and volley, giocare smorzate, comunque variargli il gioco, l'ha messo molto in difficoltà. Mi ha portato appunto a vincere poi il terzo set, questa lotta. La partita, esatto, è stata lunghissima, una battaglia infinita. Cosa ti aspetta adesso? Adesso gioco domani, mi sa domani mattina, contro un egiziano, Safwat, che non conosco benissimo, però dopo questa partita, diciamo che cercherò di fare il meglio possibile e di non mollare neanche un punto come ho fatto oggi. Come hai iniziato tu la tua carriera di tennista? Quanti anni avevi quando hai messo piede per la prima volta su un campo da tennis? Mio padre è maestro di tennis, quindi... Beh, diciamo, giochi che in casa. Dalla tenera età, da 4-5 anni che ho iniziato a giocare a tennis, da quando avevo 4 anni. E sì, diciamo che con mio padre maestro, sempre in campo, e mi sono subito appassionato a questo sport, e non ho mai smesso di giocare, di divertirmi. E diciamo, è stata una cosa positiva questa. Quanti anni hai? 21. Quindi sei veramente giovane. Quali sono le speranze di questo Andrea Bavassori? Appunto, ragazzo giovane, ventenne, che qui a Como è riuscito a farsi vedere sicuramente, a mettersi in mostra e a entrare nel tabellone principale. Ed è già un bel risultato sicuramente. Quali sono le speranze, Andrea? No, io voglio raggiungere il livello più alto che posso raggiungere, quindi dare il meglio di me ogni giorno e cercare di... Diciamo che l'obiettivo principale è arrivare nei top 100, e quindi di riuscire a spesarsi, a andare in giro per tornei anche con Montepremi. Quindi il tennis può diventare la tua vita. Diciamo che vorrei che diventasse il mio lavoro. Che diventasse il tuo lavoro, bravo, esatto. E quest'anno ho incentrato molto anche, ho dato molta, molta importanza anche al doppio, e questo di sicuro mi ha aiutato, perché sicuramente anche fare il serve and volley che faccio anche che oggi ho giocato molte volte, giocare il doppio, questo mi ha aiutato molto. E sono salito tanto, diciamo che l'obiettivo di adesso è raggiungere una buona classifica anche in doppio, per poter fare anche poi challenger in doppio e giocare quali in singolo e tabellone challenger in doppio. Un'ultima cosa, Andrea, poi ti lasciamo. Sì. Cosa ti senti di dire a un ragazzo giovane, a un giovane che magari si avvicina a questo sport? Bello, sicuramente affascinante, non facile però. È uno sport però che ti insegna tanto. Io quest'anno ho girato molto anche da solo, ho fatto una trasferta impegnativa in Zimbabwe, che diciamo che non farei più, però mi è servita molto, anche perché girare da solo comunque ti fa crescere tanto. Consiglio ai ragazzi giovani comunque di continuare questo sport, che è un bellissimo sport, che ti fa crescere sia come persona, sia dentro il campo che fuori dal campo, quindi consiglio assolutamente. Prima lo studio, cioè lo studio non bisogna, comunque io ho fatto il... Ecco, cosa hai fatto tu? Che percorso hai fatto? Sì, mi sono diplomato al liceo scientifico pubblico, diciamo è stata tosta anche lì. Beh, ce l'hai fatta. Però di sicuro mi ha aiutato, ed è un percorso di studi comunque che riesce a finire, diciamo ti dà anche qualcosa in più, anche fuori dal campo. Quindi... Beh,
Allora, intanto grazie Andrea Vavassori, mentre alle nostre spalle sentiamo anche i rumori perché stanno allestendo il palco, questa sera c'è anche il concerto di Davide Van de Sproos. Intanto grazie e allora ti aspettiamo chissà nei prossimi giorni ancora, ok? Va bene, grazie mille. Un grosso in bocca al lupo. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Non so neanche cosa mi chiedi. E allora eccoci qua con Mauro Peverelli, anche l'addetto stampa del Tennis Como, dopo aver sentito il giovane Vavassori. Facciamo un po' il punto della situazione, Mauro. In questa giornata inaugurale, tra l'altro, ecco, mentre noi stiamo parlando, vediamo che qui sul centrale stanno preparando il palco per il concerto di questa sera di Davide Van de Sproos. Torniamo a noi, torniamo al tennis. Mauro, allora, com'è la situazione? Primi incontri di giornata. Sì, primi incontri del tabellone principale, quello che viene chiamato tabellone principale. Abbiamo già visto in campo il numero 101 al mondo oggi, il giapponese, anche se è nato a New York, vive in Spagna, insomma un personaggio un po' particolare, Daniel, Taro Daniel, che ha vinto facilmente 6-4, 6-1 contro un italiano napolitano. C'è stata la vittoria del tedesco Langer su un altro italiano, Maggers, 6-3, 6-1. Kenny Deschepère, uno abbastanza frequente qui a Como, un gigante francese dal grande servizio, ha vinto 6-2, 6-2 contro l'indiano Ramanathan. In questo momento sta giocando Imer, uno svedese ventenne, dicono essere un grande talento del tennis futuro. Beh, come ce ne abbiamo sono tanti visto, abbiamo tabellone. Visto qualche scambio, un ragazzo tra l'altro di colore nonostante appunto sia svedese. Sì, sono presenti qui a Como sia lui che ha 20 anni del 140 al mondo, sia il fratellino 17 anni appena, è minorenne, deve giocare con il permesso dei genitori, ma si è qualificato ed è in tabellone principale, giocando tra l'altro una partita splendida contro un argentino, vinta in 3-7 dopo quasi 3 ore di gara, insomma tutti e due i fratelli Mer, questi talenti svedesi, giovanissimi talenti svedesi, sono in tabellone principale. Beh, così dicevo, un ragazzo di colore ma decisamente talentuoso, davvero con grandi colpi, ha fatto vedere davvero belle cose, sta giocando appunto sul campo numero uno qui del Tennis Como. Senti Mauro, è come sempre è una bella festa tutto sommato, no? È una festa, tanta gente oggi qui al tennis, il concerto questa sera, Davide Van de Sproos, è un bel momento. Beh, insomma, credo che sia uno degli eventi sportivi più importanti della provincia di Como, forse non solo da un punto di vista tennistico, insomma uno degli eventi della Lombardia, ci sono tantissimi giovani, il torneo di Como ha sempre anche portato bene, c'è un po' questa nomea di torneo porta fortuna, perché se vai a guardare l'Albo d'Oro sono giocatori che poi sono entrati nei primi 50 al mondo, l'anno scorso ha vinto Kuznetsov che adesso sta giocando agli US Open, ha vinto Troicki che è stato tra i primi 20 al mondo, Dolgopolov, Ase, Bolelli, insomma Carreno Busta che ha vinto proprio domenica il suo primo ATP 250, insomma, e Carreno Busta ha vinto due volte a Como, quindi c'è un po' questa nomea di un torneo che se lo vinci ti porta bene per la stagione a seguire. Bisogna capire quest'anno chi lo vincerà, i nomi ce ne sono davvero tanti, anche di giovani promettenti, non dimenticherei il russo Rublev che è uno dei, quello che viene indicato essere uno dei talenti più fulgidi del movimento di questi anni. Beh, è un po' presto perché è lunedì. È ancora presto, gli incontri ce ne sono stati giocati pochi, dipende ovviamente anche dalle condizioni in cui un giocatore arriva. Rublev, ad esempio, è appena atterrato dagli Stati Uniti d'America, dove ha fatto le qualificazioni agli US Open, quindi dipende da tanti fattori, però insomma davvero a guardare il tabellone i nomi sono tantissimi. Sì, beh, dico, ci sentiamo nei prossimi giorni dove faremo un po' il punto più dettagliato ovviamente. Ultime due cose, Mauro, è iniziato anche il torneo del doppio quest'oggi? Sì, è iniziato il torneo di doppio con delle curiosità, una curiosità riguarda proprio Comaschi, esatto. Due Comaschi, due nostri giocatori del Mariano Uso, che è un circolo, il tennis club Mariano Uso, che hanno vinto le prequalificazioni e giocheranno oggi nel tabellone principale del torneo di doppio sfidando proprio Rublev, il russo di cui ti dicevo prima, e Imer che sta giocando adesso, quando finirà giocherà poi anche il doppio, insomma una sfida, questi due ragazzi sì, per loro è un sogno, è un sogno, e potranno dire magari tra 10 anni di aver giocato con i primi, magari che ne so, 30-20 giocatori al mondo quel giorno sui campi del Tennis Como. Fabio Grassi e Massimo Scotti sono i due ragazzi del Mariano Uso che hanno vinto questo torneo di prequalificazione, ora sono attesi da questa sfida che credo che non si ripeterà più nella loro vita. E Mauro, parliamo anche degli italiani, abbiamo intervistato prima di te questo promettente Vavassori che ha superato le qualificazioni, c'è Arnaboldi. C'è il nostro Arnaboldi che ha preso in abbinamento un argentino Tost che ha vinto le qualificazioni, non c'è ancora l'orario di domani,
ha beccato un argentino, Pedro Cacin, l'anno scorso aveva fatto bene tosto, qui a Como, tosto. È un argentino tosto che per batterlo devi giocare la tua partita, non puoi aspettare che te la regali lui, arriva già bello rodato dalle qualificazioni, quindi sarà una partita molto dura. Per gli italiani questo torneo non dice molto bene, in 11 edizioni ha vinto solo una volta Bolelli nel 2006, poi soltanto feste straniere, quindi al momento c'è Volandri, l'eterno Volandri, però se dovessi scegliere dei favoriti in questo momento non indicherei degli italiani. Grazie Mauro, a voi. Molto gentile. Allora, appunto, la situazione al Tennis Como qua in questo momento nella nostra diretta del pomeriggio, chiudiamo con il campo centrale, ecco qui, palco in allestimento, ci sono i tecnici, alle 21 il concerto di Davide Van de Sfloos per chiudere questa prima giornata del Challenge Città di Como. Grazie e a domani.